Easy Friday, cominciamo subito a farci i complimenti da soli. Siamo in diretta su Twitch, se mi vedete da solo è perché sono un po' egocentrico, per cui ho voluto tutto per me questo tavolo, ma in realtà non c'è Alice effettivamente, ma c'è il mio compagno di vita, il mio compagno di... cos'è? È lì? Compagno di... è proprio lì, è proprio qua. Streaming. È proprio qua, non ti vedo ma ti sento perché c'è con me Davide Alejandro Carfi. Ciao Davide. Compagno Rosso, buonasera. Compagni Siliard, grazie per darci la possibilità di connetterci anche quando non posso essere in studio. Questa non è ADV, giuriamo che questa non è ADV, ma lo facciamo perché ci teniamo. StreamYard, grazie di esistere, potremmo dire in questo modo. Davide, come stai? Perché sei in quel di Sesto a 5 km da qua, ma non sei qua con noi? Perché praticamente mi fa male la schiena, cioè mi devo imparare povere. Mi fa male abbastanza tanto la schiena da non sorbirmi di viaggio, capito? Quindi sono esonerato dal viaggio, quindi sono rimasto a casa. Ma in sostanza ho cominciato a correre veramente tanto perché ho notato di essere ingrassato molto. Ma non è vero. Negli ultimi periodi non facevo attività fisica da anni, fatta bene. Mi sono sparato domenica, lunedì, martedì, tre belle corse di fila. E ieri ho cominciato a sentire male la schiena dietro le costole. Ah, molto qua dietro, bene. Qua dietro, dove c'è tipo la... una sporgenza, non so per nemmeno dirti. Zoccolo di New, a vertebra di Moffetta. E niente, stanotte dormo e mi sveglio più volte e non riesco a non star dritto, fermo. Quindi questa mattina ci ho messo veramente tanto a scendere dal letto. Praticamente la parte sinistra della schiena un po' bloccata. Mm-hmm. Ah, molto bene, devo dire, quindi... quindi appena faccio il movimento con la parte sinistra, che per voi sarà la parte destra degli schermi, mi fa male, cioè nel senso non riesco, sento una fitta dietro che tira forte. Ora sono più tranquillo, insomma, invece stamattina proprio non riuscivo a far nulla. Prima volta che succedeva del genere, succede a tutti. Spero di poter recuperare presto, anche perché mi stava piacendo un po' questo nuovo stile di vita. Ma a quanto pare tu non stai piacendo a lui, visto che ti ha bloccato dopo tre giorni. Cazzo, quindi potremmo dire... si sente che sta invecchiando. Potremmo dire che nelle priorità di Davide Carfi, Easy Friday viene dopo la corsa giornaliera, per cui praticamente c'è la musica, il lavoro, i soldi, l'amore, vabbè, lasciamo un punto interrogativo, la corsa, ultima posizione per Easy Friday in questo momento. Cioè la corsa è contata come... come attività fisica. Come attività fisica che c'è bisogno nel mondo, cioè nella vita di ognuno di noi c'è sempre bisogno di un minimo di attività fisica. Assolutamente, anche per avere la possibilità di fare meglio questa puntata. Però dicevo che non ci voleva ridosso del weekend di Halloween, però bene, non è che mi sono spaccato un piede, cioè easy. Fu così che quando scese dalle scale si spaccò un piede. Tra l'altro, piccola parentesi, che poi è anche collegata al titolo di questa puntata numero 60 di Easy Friday, Easy Rome, con R tra virgolette. Questo weekend sei come al solito in giro per Marie Monti. Sì, diciamo che venerdì, più che altri giorni, sono venerdì, sarò domani, vabbè, vado a Roma per una laurea della mia amica che ha cominciato questo percorso universitario con me in Sapienza. Ed è una delle uniche 5-6 persone con la quale abbiamo legato proprio tanto, quindi invitato alla laurea e mi sembrava bello andarci, anche una, come dice la Fede, un'occasione per vedere la grande capitale. E poi la sera sarò a Torino, salvo cancellazioni dei treni, quindi sarò perché a Torino. Perché dovrebbe esserci cancellazioni? Non si sa mai, ormai è diventato un'incognita. Statisticamente su 10 viaggi, 4 viaggi succede qualcosa, quindi diciamo che bisogna stare sempre allerta. Io ho un treno, dovrei arrivare a Torino alle 10 di sera, speriamo che sia così. Sono a Collegno, in provincia di Torino. Ma vai direttamente da Roma a Torino senza passare da Milano? Sì, perché il treno ci mette 5 ore, non ho tempo per passare da casa. Come sempre folle. La mattina sarà una giornata lunga, fattibile, ma lunga. E niente, poi sabato ci vediamo al party di Halloween di Andrea Presente. Non si cita perché è un party a quanto pare privato, in cui io non so assolutamente nulla. Tu sai qualcosa, Alice? Neanche Alice sa nulla. Alice della vita proprio non sa nulla. No, niente, dopo ti spiego. E per cui vai, in questo posto qua indefinito e poi dopo sei a... a Garrasco, le rotonde. Le rotonde di Garrasco. Quelle, famo-
Quelle che sentiamo sempre su Disco Radio. Alle rotonde di Garlasco, Davide Carfi. Ma perché è detta in corsivo questa? Cavolo, Boh, perché le orologi hanno sempre alle rotonde di Garlasco. è vero, ci sembra la speaker quella un po' più catchy. Qualche collega di Federana che fa No, guarda, l'annuncio. io non faccio questi lavori qua, non faccio questo lavoro. Quindi il tema di oggi, appunto, in realtà ruota intorno alla capitale, potremmo dire, comunque ruota intorno ai viaggi. Tu sei cintura nera di spostamenti, tant'è che possiamo anche dire questa cosa. Noi del Pertini Radio abbiamo fatto una riunione tempo fa con anche i vertici, potremmo dire, e piccola parentesi, facciamo anche un applauso, un abbraccio a Silvia Conca, che è un momento difficile a livello personale, comunque ci Esatto. teniamo a fare questa cosa senza spiegare il motivo, però voleva andare il nostro supporto da Easy Friday. Bevessi fondi e vertici in un grosso abbraccio per Silvia. L'altro giorno facciamo questa riunione del Pertini con anche appunto il nostro responsabile anche dal lato comune e la cosa bella è che con tutti quanti ci chiede qualcosa, a Davide Carfi chiede: scusami, ma tu fai veramente tutto quello che vuoi vedere nelle storie? E questa cosa mi ha spezzato perché comunque è Mi ha vero, fatto sentire molto l'imbarazzo. tu gestisci sempre benissimo questa cosa, ma a me è vero, cioè viene naturale ormai pensare che tu sei un giorno a Pavia, l'altro a... Non so, in Mozambico, però in realtà questa cosa qua è eccezionale perché tu potresti avere, non so, il biglietto d'oro per il treno in pratica. Quanti chilometri fai ogni weekend? Ah, però c'è da dire che molte volte i biglietti vengono comprati nel caso delle serate dai promoter. Però sì, effettivamente io ho fatto veramente tanti viaggi, però è anche difficile, ad esempio, con Trenitalia e Italo, avere dei carnet, non dei carnet, una sorta di sconti o biglietti omaggio. Cioè, per avere un biglietto omaggio di un Freccia dovresti fare una cosa come, penso, 40 viaggi, anche di più. Beh, che tu in un Cioè, mese sono tanti. ne fai almeno Vabbè, una qua... ventina. No, non così tanti, però nel senso, 40 viaggi con Freccia vuol dire che comunque sono... Cioè, in media sono 70 euro a viaggio, se fai una tratta a Milano-Roma, non è una tratta che faccio sempre, però comunque sono tanti, tanti, tanti soldi, Non so, insomma. Cioè, chiediamo chi. diciamo che in realtà io, cioè, è anche un consiglio che do alle persone che hanno meno di 26 anni, Attenzione. che in pochi sanno, con Alitalia prima, adesso con Italia Airways, c'è una sezione solo sul sito, quindi non è disponibile su mobile, che si chiama Offerte Giovani, che dà la possibilità di fare dei viaggi. In Italia, anche in Europa, con dei prezzi da low cost praticamente, a volte anche più convenienti. Mi è capitato magari di andare, ad esempio, da Milano a Napoli con 50 euro, cosa che col treno avrei speso 70 Eh sì, forse anche di più, visto che... in alta stagione. Quindi, ed è fino a 26 anni. L'ho usato l'ultima volta per tornare, penso, proprio da Napoli. Posso usarla fino a febbraio nel mio caso. Però in pochi sanno di queste cose, diciamo che viaggiando tanto poi ho un po' tutti i miei sgami, insomma. Stiamo un po' aumentando i costi dei trasporti, a livello di lunghe tratte anche ieri costano di più, è più raro trovare low cost. Vero, E se lo vero, trovi succede che te lo spostano, te lo cancellano spesso volentieri. vero. Ma in realtà, sì. Il monologo di Carfi è partito, E ragazzi. Attenzione, vediamo cos'altro c'è. niente, alla fine c'è l'opzione, allora la più conveniente. Che anche però quella che inquina di più è il trasporto su quattro ruote, ovvero Ah, è FlixBus, vero. quelli sono, cioè, diciamo che non è che inquina di più in realtà, cioè, rispetto magari a un treno inquina di più, però magari rispetto a un aereo inquina di meno, Beh, guarda, però sì. è l'opzione più conveniente, però Ragazzi, chiaramente parlo di dove andare un comodità. timer a Carfi perché non si ferma più comunque. Cioè, devo dire che io li voglio bene, ma sta facendo un monologo. Dici, Davide, stai. Non Da esiste. quant'è che non parli con persone? Esistono. Dimmi la verità, da quant'è che non vedi qualcuno in queste ore? Ma Marta, ieri sera, cioè, sono anche uscito, anche ho avuto una vita privata. C'è una vita Hai sociale. capito, eh? Era a Mirento ieri sera. Dove eri? Oggi a Mirento. A un Oggi, evento. ragazzi, proprio a casa. Hai capito? Che è un Ieri è po' l'evento, stavolta però... Che dici, No, Davide? Con chi eri a era a questo Mirento. evento? Ti ricordi che l'anno scorso mi sono assentato 2 settimane? Sì? Ti ricordi? Abbiamo fatto la grandissima puntata, una delle migliori, con Barram e Amodeo, atleti paralimpici, nostri amici. Poi Sì? Sì? sono partito e sono stato via una settimana, anzi era 10 giorni, quindi ho stato 2 puntate di Easy Friday. E
Però gli Jäger Music Club, che era una competition musicale, sì, che ogni anno viene fatta a Milano. L'anno scorso era stato selezionato io, quest'anno ho selezionato altre persone, e quindi però fanno vari eventi interni, soprattutto adesso che non c'è più la questione di limitazioni Covid. E niente, non evitato, sono andato un po' a salutare i miei, diciamo, vecchi tutor, anche la crew che fa i video, cioè tutta gente comunque personalmente conosciuto. Okay. Sto una bella serata, penso di aver preso un fa caldo ieri, però poi sto tenendomi anche con un mio amico che fa osteopatia, per la roba alla schiena, mi fa che probabilmente il fatto che ieri sono stato fuori ha anche influito su il fatto che oggi sto più male, però ieri era proprio una, non era una fitta, era una sorta di pallino che c'avevo, ma pensavo fosse una roba normale, non so, un stiramento, invece oggi stavo proprio peso, spero di stare meglio domani. Perché appena mi muovo con la parte sinistra del corpo sento che tira troppo. Comunque basta, finito. No, veramente parlo troppo. Ma sto scherzando ovviamente, Davide, ma in realtà vorrei proporti la domanda che abbiamo fatto anche sul nostro profilo Instagram, il Pertini Radio, cioè una cosa che quando ti sposti, quando viaggi, ti dà sicurezza, non so, c'è magari un rito scaramantico, non so, ogni mattina ti svegli alla stessa ora, fai la stessa colazione leggera, poi fai le stesse cose, ho paura che Alice mi fa dire anche le risposte che ci sono sul nostro profilo Instagram. Devo dire che comunque non hai sempre connessa internet, comunque, quel ti volevo dire. No, ti ho detto non connection, vabbè. Ti volevo chiedere se, visto che c'avevi anche le nostre risposte alla domanda sul profilo Pertini Radio, qual è quella cosa che ti porti dietro, che ti, insomma, magari ti fa avere più fiducia quando ti sposti, magari col rito scaramantico. Spoiler, Davide Carfi è quello che dimentica tutto in viaggio. Abbiamo fatto il viaggio insieme in Spagna con 6 tappe diverse, lui, ve lo giuro, ha lasciato qualcosa per ogni tappa toccata, ovviamente spazzolino, una camicia lasciata a Valencia e poi altre cose che non mi ricordo. Però, a parte le cose che... Nel viaggio ho perso l'adattatore del mouse. L'adattatore del mouse, perfetto. Quello che è l'USB piccolino, e ho dovuto comprare un nuovo. Ho preso col Firos perché non perdo. E... No, in realtà il scaramantico non ne ho. Cerco sempre... Io sono ritardatario cronico e a Easyfide lo sai benissimo. Sì. Però quando c'è da fare un viaggio io mi sveglio sempre tanto in anticipo, forse troppo, cioè magari mi sveglio, non so, quando c'è un aereo 4 ore prima, quando c'è un treno 3 ore prima, proprio per avere tanto margine di tempo. Quindi c'è una cosa che faccio quando devo viaggiare è diciamo cercare di non perdere assolutamente il mezzo. Poi è successo che una volta mi è capitato, penso solo una o due volte, una volta su una lunga tratta, di perdere un treno. Ah. Pesante, perché cazzo, cioè è pesante. Per fortuna non mi è ancora capitato, almeno per i tardi miei, di perdere aerei cose, perché appunto mi muovo super prima, forse troppo prima, però mi fa sentire più tranquillo. Quello è una cosa che faccio spesso. Poi non so, magari anche te di riti più particolari, più interessanti del mio mondo da papà. Vabbè, io in realtà anch'io sono quello che si sveglia sempre un sacco prima. Per esempio, ho preso un treno domenica alle 8 di mattina per Roma. Mi sono svegliato per le 4 e mezza. E per Minchia. Cui 3 ore e mezza prima, ma lì perché poi ho voluto, diciamo, fare attività fisica la mattina prestissimo prima di partire. Per cui è stata una scelta abbastanza folle. Come mai hai fatto attività fisica mattina? Boh, perché avevo bisogno di carica per questi 3 giorni, per cui mi sono detto fai spingi anche alle 4 e mezza, per cui sveglia, mangio qualcosa, attività fisica, finisco la valigia, mangio ancora qualcosa, poi me ne vado, esco di casa per le 6 e mezza, così che alle 7 e mezza sono comodo in stazione, anche se in realtà poi... Tu dici un po'. Cosa? Questo è il voiceover del tuo prossimo reel. Tra l'altro, spoiler, oggi esce il nuovo reel. Oggi ovviamente, è già pronto il reel dei giorni a Roma. Tra l'altro, molto divertente. Ci hai fatto aspettare troppo tempo, veramente. Scusa, sono tornato 2 giorni fa, cioè martedì sera, come neanche 48 ore dopo. È da tanto che non pubblichi un reel. No, dai, non così tanto. Poi, tra l'altro, c'è anche quello con la serata con te che arriverà, è già lì pronto, però devo scegliere il momento in cui pubblicarlo. Ormai è vecchio di 3 mesi, però arriverà, giuro che arriva anche quello, e sarà il primo di una lunga serie insieme, quando cominceremo a fare le trasferte in cui tu fai i soldi, io faccio lo scroccone, e poi ne faremo tanti. Tra l'altro, mi piace questo tuo ottimismo.
Ma mi fa andare avanti. Tra l'altro anche questa cosa qui, cioè tu quando viaggi fai foto, video. In realtà io personalmente ormai ho un po' la visione stereotipata del faccio video perché so che può tornarmi utile in qualche modo. Ormai vivere in questo modo è quasi deleterio, perché non fai mai una foto perché ti piace, ma fai una foto perché pensi di poterla rendere bella agli occhi di qualcun altro. Venderla, bravo. E purtroppo, cioè nel senso, sì, lo faccio anch'io, però se quest'estate ne ho fatti tanti di video così. Ora, molto belli, cioè, nel senso, grazie, però adesso non, personalmente non mi sento ispirato in quel modo lì. Quindi un po' bloccato. Mi faccio i video, ma non li monto. Non faccio i voiceover. Quindi diciamo che sto periodo così. Però ce l'ho sempre le clip, perché non si sa mai cosa. Comunque è come avere la macchina fotografica in mano. Cioè, sono dei ricordi che prima o poi ti guardi. Succede che spesso vedo quando la gente viaggia in aereo, che c'è quel momento che ti fa mettere il telefono in modalità aereo, e la gente non sa che cazzo fare col telefono, si guarda le foto vecchie. Vero. Spesso questa cosa qui. Cioè, comunque le foto, i ricordi, i video, cioè ci sta sempre farli. Poi chiaro, il fatto di avere la possibilità di farne praticamente infiniti rende un po' meno speciale il gesto. Invece se posso fare un po' il discorso vecchio, quando non so, all'età dei nostri genitori avevi una macchina analogica, un rullino, e lì hanno 30 foto che ti gestivi bene, insomma. Vero. È vero, questo è vero. Cioè, è come un grande discorso che si può generalizzare. Alla fine, quando puoi fare un'attività all'infinito per tante volte, va a finire che la banalizzi, mentre quando poi hai una scelta minore, hai meno proiettili da poter sparare, magari punti al colpire il punto più importante, diciamo così. Concordo, più che altro adesso è proprio che non è Miria, forse, cioè non ho mai scaricato, perché non mi piace il format. Però forse ha una sorta di un po' questo retrogusto analogico, ovvero avere uno shot al giorno non di più, quindi gestirti bene quello che il contenuto che devi fare. Vero. Un po' per questo anche che si perde la naturalità, anche le foto che facevano i nostri genitori sono molto impostate, sono poco quelle foto più spontanee, insomma. Vero. Vabbè, dipende anche da che tipo di foto sono, ovviamente. Questo è vero, in realtà pensavo che, visto il discorso di prima, il tuo B-reel sarebbe per 60% con foto di te in treno, in pratica, per cui l'avessi scaricato dovevi farlo praticamente in collaborazione con Autostrade, con Trenitalia, esatto, per cui non l'hai scaricato anche per questo. Ma parlando appunto ancora di questo tema, ti chiedo, nel tuo viaggiare, che ruolo ha il viaggio stesso? Cioè, nel senso, quanto è importante anche dal punto di vista, non so, mentale? Cioè, tu vai in un posto a fare cose, tendenzialmente non vai in un posto soprattutto tu per piacere, e quanto è importante per te il viaggio come, non so, preparazione a livello mentale? Non so, vai a un evento, ti prepari mentalmente anche per reggere la pressione dell'esibizione, vai a Roma, ti prepari per rivedere gente che non vedi da tanto, questa cosa mi è capitata anche a me, per cui come ti, cioè, che ruolo ha per te il viaggio nel viaggiare? Ma in realtà, nel senso, io cioè, nel senso, il viaggio è figo perché spesso dura molto di più di quello che devi fare. Magari quando vai a suonare in giro, il viaggio dura una rabbrata 5 ore e poi devi per suonare un'ora e mezza. Cioè, capisci che nel senso, tu vai in un posto, magari di solito uno che fa un viaggio sta 2-3 giorni in un posto. Quindi il viaggio lascia un tempo indicativamente minore. Invece, essendo che il viaggio è un po' praticamente tutta ogni giornata è in viaggio, fatta una roba e l'altra, sfrutti quel viaggio per fare delle cose. Se sono particolarmente ispirato, riesco a fare tante cose a computer, altrimenti è puro cazzeggio, ma nel senso che più che cazzeggio è tanta riflessione, come fare una camminata al parco, pensi, guardi fuori, finestrino. Anche questo è bello di viaggiare in treno, perché vedi l'esterno. Invece l'aereo è molto più veloce, anzi l'aereo comunque, cioè un volo che dura un'ora e mezza, tra una roba e l'altra, in realtà non dura mai un'ora e mezza, tu calcoli un'ora e mezza di volo, più un'ora per arrivare dall'aeroporto alla città, poi più un'ora per arrivare da casa tua all'aeroporto, quindi sono già due, tre, quattro ore e mezza, no, due, tre, sì, quattro, due, tre ore e mezza, più metti caso che devi sempre un'ora e mezza in aeroporto, sono quattro ore più o meno, quindi c'è già gran parte della giornata se ne va.
Vero. E a meno che non parti presto mattino, anzi la roba figa dei voli presto mattino, che diciamo che tu parti mega presto, però poi tutta la giornata da godere. È vero. E no, viaggio importante, nel senso, cioè molti dicono che è più importante il viaggio, il traguardo. Non è una metafora applicabile a un viaggio in treno per una roba che devi fare in giornata, ovviamente. Però diciamo che il fatto di farne tanti non mi pesa, in realtà. Cioè, il viaggio in sé non mi pesa. Magari mi pesa forse quando sono vicini e quando sono, diciamo, improponibili. Tipo? Tipo, mi è capitato di fare, non so, Milano-Roma, Roma-L'Aquila. Ok. Poi la mattina dopo in after L'Aquila-Roma, Roma aereo per Catania e poi giù da torni. Diciamo che quelli che sono a metà in mezzo, cioè ho fatto un paio di after quest'anno qua per fare serate, quelli sono un po' devastanti. L'ultimo l'ho fatto appunto con a Napoli, cioè. Poi cioè, non è devastante il fatto del viaggio, devastante pensare quello che devi fare dopo. Ah, ok. Dopo diventa pesante, più vai verso la fine della giornata e più si accumula una stanchezza che dura da giorni. Poi una cosa, cioè anche se io non bevo, non fumo, cioè comunque se faccio una roba del genere ci metto un giorno a riprendermi. Cioè il giorno dopo che ho fatto tutte queste cose qua, cioè sono veramente incapace di intendere di volere. Beh, anche lo stress che poi accumuli anche a livello lavorativo per tutto quello che, per mantenere viva la concentrazione, poi ci sta che a un certo punto arrivi che sei, diciamo, usurato a livello mentale e personale. Però penso che, condividi con me, che il viaggiare per lavoro è una delle più grandi fortune che il tuo lavoro, in parte anche il mio, ci permette di fare, per cui sicuramente questo è figo, è un pro accumulato con tanti contro, però questo è un pro che è tanta roba. Anzi, non nascondo di dirti che mi sento proprio fortunato di poter viaggiare, almeno in piccola scala, chiaramente c'è gente che fa, metto dei DJ che fanno roba Miami, Londra, Berlino e poi Singapore, cioè. Capisci che non è come Milano, Roma e Catania. Però alla fine è in questi contesti qui, anche quelli, non dico più umili, però anche in quei contesti magari più piccoli, che hai modo di avere contatti con più persone. Cioè poi tu sei uno che fa grande tesoro di quelle che sono le conoscenze semplici che fa, per cui anche l'incontrare e cercare i biglietti del treno per Roma in questo momento facci sapere il prezzo che trovi, perché ci interessa per lo studio di oggi. Tanto meno di 60 non becchi, comunque vai tranquilla. No, secondo me adesso per domani anche di più. No, beh, se no becca adesso per settimana prossima, per cui penso che un 65 euro lo paga. Costano tanto i biglietti del treno. Forse ti va bene che magari settimana prossima è 23. La settimana dopo il ponte 53. 23. A che ora? 63. 6? 36 per il ritorno, però per l'andata, pazzesco, è illegale questa cosa. E, cioè andate, no, beh, solamente l'andata 36 euro, ok. No, perché c'è la nostra Alice che deve andare a Roma per fare sorpresa a trovare Federica. A chi? Federica. Ha detto una certa chicca, non ho capito a chi si riferisca. E comunque dicevo, no, in realtà sono d'accordo con te che il viaggio sia in qualche modo totalizzante, cioè penso che comunque non dico che si parta solamente per il viaggio, però personalmente quando parto mi fa piacere pensare che ci sia un momento in cui mi posso prendere per me stesso, per fare tutte le cose che voglio fare, che ho in arretrato. Magari ho quel tempo lì in cui alla fine non combini assolutamente nulla, però è scelta tua. Cioè nel senso, lì è un momento in cui sei totalmente tu. Ovviamente se viaggi da solo, se viaggi in compagnia, la cosa crolla. Però in realtà il momento del viaggio è un momento molto catartico, secondo me, che ti puoi concedere, cosa che non faresti se fossi nello stesso momento fermo a casa a fare altro, che poi a casa hai tutti i comfort, tutte queste cose, potresti fare di tutto, poi alla fine non combini niente. Magari invece in viaggio hai meno scelta, hai più modo di essere finalizzato un obiettivo, perché come il treno che hai preso, come l'aereo su cui viaggi, anche tu hai un obiettivo da raggiungere, per cui magari sei più improntato sotto quell'aspetto. E stavo dicendo una cosa figa, mi sono dimenticato, cazzo. Niente, non. Sai che è quella che ti ha detto la cosa figa. Cosa? Mi sa che è quella che ti ha detto la cosa figa. No, un'altra che no. Era vedere il viaggio come tipo, nel senso, una mission. Sì, no, però c'era qualcos'altro che mi viene in mente, tanto poi mi verrà in mente chiacchierando. Per esempio, io nel viaggio che ho fatto di ritorno,
Avevo un sacco di cose che dicevo, faccio questo, questo, quest'altro. Alla fine ne ho fatte zero perché ero totalmente in nella catarsi. È anche bello a volte lasciarti andare. Magari pieno di. Sei un po' analizzando quello che hai fatto quei giorni lì, senza esatto. rendertene conto. Esatto, per cui ho preferito anche sinceramente lasciarmi un po' nel limbo, anche perché poi sono molto dell'idea in questo momento che alcuni momenti vadano vissuti quando arrivano, perché poi dirti ci penso più tardi a cose che vivi in maniera forte in cui in un momento non ha senso, per cui se sei in un momento così è giusto che te la vivi lì per lì, te la godi, te la gestisci. Adesso sono curioso di sapere che cosa no, succede di così forte. Non è questo il caso, poi magari ci sentiamo in privato quando ti riprendi e ne parliamo. Ma il punto che ti volevo dire invece è una cosa che mi ha colpito venendo con te a Volpedo, al pitch party di Volpedo, il 26 agosto scorso. Grande. La pubblica amministrazione. la cosa che mi ha colpito, anzi no, era il 23 agosto scorso, scusami, era che tu comunque quando viaggi hai sempre una sorta di piccolo nucleo, piccolo focolare che ritrovi, perché in quel caso hai ritrovato amici che non vedevi da anni, con cui sembrava che ci fosse un rapporto fraterno, ovviamente non è così, però c'era quel calore della serata con te insieme. Sì, è un calore della serata, esatto. Però nel senso è anche il bello e forse il brutto tra virgolette di questi viaggi della tua tipologia, cioè nel senso arrivi in un posto e sai che c'è qualcuno ad accoglierti, ma quando te ne vai sai che quel qualcuno non lo rivedrai per tot tempo. Sì, è vero, il fatto che così diventa veramente difficile stringere dei rapporti che siano durevoli nel tempo, perché tra una cosa e l'altra, almeno oggi post pandemia, qua a casa, in zona, non ci sei mai, quindi diventa difficile beccare regolarmente delle persone, la compagnia, o piuttosto che altre persone. Invece quando vai in giro tu vedi delle persone per 24 ore massimo, poi non le vedrai più per forse un anno, 6 mesi, dipende se ti chiamano, se non ti richiamano. E quindi si creano tanti questi, cioè si creano, diciamo, fai veramente tanta amicizia, ti lasciano tutte le persone, ti lasciano tanto. La questione vera però è che effettivamente, cioè non come si dice, non hai modo di scavare, cioè di scoprire meglio una persona e un gruppo di persone, analizzarlo bene, cioè solo quel giorno là per farlo, in un contesto chiaramente favorevole alla socializzazione, che è quello della serata nel mio caso, e poi ciao, ci vediamo, sarà per la prossima volta. Quindi per forza di cose cominci a vivere un po' i rapporti con le persone in modo più frivolo, più passeggero, ti leghi di meno, cerchi lì chiaramente di avere tanto quello che le persone ti danno, perché ti assicuro che anche la persona che vive nella provincia più sperduta può darti qualcosa di interessante, può darti un valore aggiunto, può darti qualcosa di più a livello spirituale, mettiamola così, un po' in modo romantico. Però cioè, la cosa brutta è che tu sai di per certo che non puoi approfondire con nessuna di queste persone, e allo stesso tempo a casa tua se ci sei 4 giorni alla settimana o anche di meno per alcuni, cioè puoi far poco, perché in quei 4 giorni lavori, quindi cioè, diventa difficile un po' creare dei rapporti che siano durevoli nel tempo. Ah, questo è il contro di viaggiare tanto. Io viaggio, allora viaggio a livello italiano a medi livelli, cioè io conosco dei DJ che viaggiano molto 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 di più, ma anche molto sono di meno. Sono fortunato perché vabbè sì, però nel senso, cioè può essere un pregio, può anche essere un difetto, non fa per tutti, certo, cioè mi rendo conto che è pesante anche il fatto di poter avere solo alla fine io ho lunedì martedì per lavorare la mia musica, poi altri giorni sono sempre da fare, quindi diciamo che non è per tutti, e non so manco se per me, cioè magari mi auguro la possibilità di farlo più a livello più capillare, più in giro per il mondo, mi renderò conto che magari è pesantissimo. Assolutamente. Diciamo che... cosa assolutamente vera che impari a stare tanto bene con te stesso. Cioè, ecco, questo è già un punto che mi piacerebbe analizzare. In realtà, prima della ventata di negatività, era un top momento da prendere con Licarfi, perché ha detto delle cose molto, molto belle legate al fatto del saper distinguere l'intensità dei rapporti, che è una cosa, secondo me, basilare di questo mondo, del nostro forse mondo artistico, mi metto sullo stesso piano tuo, in questo caso, perché
in realtà avere modo di spostarti tanto, soprattutto per lavoro, ti porta a creare legami che sono non falsi, sono veri, però veri, poco veri, cioè nel senso, ma non perché sono appunto falsi, ma perché sono di una verità limitata, nel senso che comunque sono rapporti, diciamo, un po' legati al momento, sono rapporti che comunque si nutrono di fiammate, non sono rapporti che vivono di costanza, quello che potrebbe essere in realtà la base di ogni rapporto serio nella nostra vita, per cui un rapporto che è fatto di questo è un rapporto su cui ti puoi anche fidare, ma che non è ovviamente un rapporto che ti porti avanti nel tempo, per cui è un tema abbastanza importante. Io personalmente ci ho un po' fatto a pugni con questa considerazione, perché non sono molto il tipo, cioè sono uno che se va e ha un rapporto pensa che quel rapporto possa essere vero e intenso in ogni sua forma, poi però col tempo ti sgami un po' e capisci che in realtà devi saper pesare le tue posizioni, le tue frasi, le tue azioni, devi anche capire quando un legame ha una importanza, quando in realtà è un legame fittizio, non per questo meno solido, meno vero, però comunque è un legame che ha un'altra dimensione, proprio su un piano diverso totalmente. Non è un'amicizia che puoi avere dalle tue parti, che puoi avere nella tua vita privata, è un'amicizia in ambito lavorativo, magari a distanza da dove vivi, che però non potrà mai rimpiazzare quel tipo di rapporto. Potrà essere un rapporto bello, un rapporto piacevole, però non sarà mai quel tipo di rapporto lì, per cui per quanto possa essere anche un po' melodrammatica come situazione, in realtà è qualcosa di inevitabile. Io personalmente ci ho un po' fatto a cazzotti con questo contesto. Tu invece, cioè, conoscendoti, non so quanto possa essere incline alla tua personalità. Ti hai fatto un po' anche tu un lavoro di abitudine in questo? Sono abituato e quindi sono anche un po'... Anzi, il fatto di conoscere delle persone che sai che vedrai solo per un lasso limitato di tempo ti dà la possibilità di essere magari anche paradossalmente più open. Invece quando conosciamo una persona, magari un'amica di un amico, un amico di un'amica, così, che è nella nostra stessa cerchia, magari siamo un po' più vesti ad allargarci, no? Scusa, quindi dal punto di vista più umano chiaramente siamo più aperti, in quella breve lasso di tempo cerchiamo di essere, di farci valere a livello personale, mettiamolo così, perché sappiamo che non vediamo mai più delle persone, quindi non abbiamo, diciamo, animi, non abbiamo alcun tipo di, non vogliamo avere alcun tipo di rimorso. Allo stesso tempo si perde un po', diciamo, quella sorta di magia, come dici te, ci fa un po' cazzotti nel conoscere una persona piano piano con tutti i suoi pro e contro, però fa parte della vita. Il fatto che c'è qualcuno che decide magari di avere questo rapporto più duraturo, più coltivato nel tempo, che quello che siamo, secondo me, invece c'è chi per forza di cose si ritrova ad avere, non avere dei punti fissi, però trovare dei punti fissi, cioè, nelle persone, cioè, che si trovano in giro, cioè, scusi, ho sbagliato, non nelle persone, nei luoghi e nelle persone del luogo, capito? Cioè, nel senso, io se vado a Roma so da chi andare, se ho bisogno di mangiare che non c'ho un euro so a chi chiedere, se vado a Napoli uguale, se vado a Catania uguale, okay. Questa è un po' la fortuna che ho io, però allo stesso tempo se sono a casa mia qua, chiaro, la mia cerchia di amici come ce l'hai tu, come ce l'hanno tutti, però a volte non riesco a costruire, ho notato che non riesco a costruire altro oggi con gente di qua, non vuol dire che è gente autoctona di Milano, però mi rendo conto che magari conosco, non so, sono in Appetiti Lardo, conosco delle persone che non conoscevo prima, di avere la fortuna di poter coltivare queste persone, quindi poter vedere più spesso, cosa che voi fate spesso, io non ci sono sempre. Ma tanto ti dico, non ne vale la pena con queste persone qua legarsi, ti dico, cioè, per esperienza, guarda, io sono capitato, ma comunque non è che, non è proprio questo, tutto questo, non ti perdi niente, diciamo così, comunque, non ti sto scherzando, ovviamente, che già Matthew mi sta per abbassare il volume del microfono. No, capito. Sì, fare tipo una chock slam, sia SmackDown sul tavolo per tirare radio. No, insomma, cioè, sto notando tanto la difficoltà di instaurare dei rapporti con delle persone nuove qui a casa mia. Ok, a casa mia qua. Però allo stesso tempo ti faccio due macro cose, poi
e magari parliamo appunto di Roma e ti e ho in mente qualcosa per introdurre anche l'argomento. Ma ti volevo dire due cose. La prima, nel tema che mi sembra inevitabile, è quello della comfort zone, perché tu comunque sei uno che, spostandosi così tanto, avendo a che fare con tantissime persone diverse, allarghi questo concetto in maniera esorbitante. Cioè a livello mentale magari non si può tanto notare, però avere l'abitudine di spostarti così tanto, di doverti adattare così tanto in un contesto che non è il non passa l'autobus o la macchina ferma, ma potrei avere un treno che non passa dall'Aquila per andare a Pozza di Grotto e invece per andare da Pozza di Grotto a Napoli, comunque è un pensiero molto più maturo ma molto più importante, che ti porta anche a sviluppare delle dinamiche che poi quando sei qua in un contesto più piccolo, evidentemente questo è un esempio, però ti porta a essere molto più skillato e molto più tranquillo, perché comunque se te la cavi in un contesto più difficile, ovviamente in quello più facile sei totalmente a tuo agio. La seconda cosa che su cui volevo sentire la tua opinione è che io personalmente ho apprezzato molto di più il viaggiare senza farmi aspettative sul contesto, che sia a livello umano, che sia a livello dell'ambiente appunto. Cioè, meno me ne sono fatte, più ho apprezzato l'uscita, più ho apprezzato il viaggio, perché comunque quando parti è inevitabile, quando vai una serata, quando fai una puntata, quando vedi una persona, hai sempre delle aspettative. Quando invece fai un viaggio, ce le hai anche lì. Se non te ne poni, come in tutte queste cose che ho detto prima, è facile che poi, non è che non avendo aspettative non resti deluso, però è facile che quello che arriva te lo godi di più, perché non ti eri posto un'asticella a cui arrivare. Ma quello sicuramente, partendo dal contrario, ti dico che cioè non darsi una sorta di idea ti aiuta molto. Poi chiaro, ci sono dei posti dove non sono mai andato, ad esempio, dove comunque mi è data di fare. Per non arrivarci e essere un po' stravolto, ad esempio quando cambi proprio nemmeno regione, nemmeno nazione, nemmeno cioè proprio continente, ad esempio vai per la prima volta in un paese in Asia e pensi di trovare lo stesso stile di vita che si ha in un paese occidentale, chiaramente hai una mezza idea di cosa potresti trovare, te la devi fare. Però allo stesso tempo, cioè, fare questi mini viaggi micro che durano veramente un giorno massimo, soprattutto per le serate, anche dal punto di vista lavorativo, andare senza farsi delle aspettative, mettendo sempre in primo piano il fatto che potrebbe essere comunque una serata difficile da gestire e impegnarsi al massimo, questo ti dà la possibilità di poter vivere la serata in modo migliore, piuttosto che cominciare a prendere il treno e dire oddio, ma com'è se non c'è gente, allora, cioè pensare queste cose negative. Quindi forse è molto meglio andare in un posto veramente con la convalescenza, cioè non convalescenza, con la consapevolezza di poter trovare una situazione X o Y senza alcun tipo di aspettative da quel punto di vista. Sì, invece ti dico, se dovessi fare un viaggio diverso, quindi magari più turistico, in un paese, non so, conosco questa persona delle Filippine, vado per la prima volta nelle Filippine, cioè da una mezza età me la vorrei fare, ma proprio da un punto di vista personale, giusto a livello culturale, cercare di non farsi un po' troppo cogliere impreparato da quello che si vede, poi io, cioè, è la stessa cosa che può pensare un filippino quando viene in Italia, cioè sono due stili di vita totalmente differenti e chiaramente cioè uno potrebbe trovarsi spiazzato, quindi da quel punto di vista forse è meglio farsi un piano. Ti sto assonnato da questo discorso. No, perché no, perdonami, non, perché qua c'è un caldo, e beh, il caldo fa sempre venire questo, sai, quando c'è il calore, fa sempre venire un po' di assonnamento, parola tipica del nostro italiano, assonnamento. Conosci l'assonnamento tu? No, tu non dormi mai? Pisci. No, ma tu non dormi mai. Cosa? Aia, porca boia. Tra l'altro no, perché in realtà sto guardando le storie del Pertini Radio, sapete che noi abbiamo anche una equipe di social media manager, e ho visto dalla storia, perché io non ti vedo in questo momento, che hai tagliato i capelli, non me ne ero accorto. Hai il capello corto? Sì, ho tagliato i capelli, ieri ho tagliato, però che è cambiato parrucchiere. Ma regà, cioè, cosa hai visto? Cioè, qua, quando uno nota i particolari, questa è una cosa molto apprezzata soprattutto dal pubblico femminile, per cui salutiamo anche chi ci segue in diretta su Twitch, anche chi ci sta ascoltando su Spotify in differita, anche ovviamente chi
ci segue sui nostri account social, il Pertini Radio su Instagram, TikTok, su Facebook, c'è anche il sito ilpertiniradio.it che tra poco sarà .com.eu. Però grazie, direi di... Grazie della presente. Grazie della presente. Però direi di introdurre il capitolo Roma con un solito dei nostri quiz, caro Matthew, per cui metti una sigla che sia adeguata, perché per Davide Carfi c'è il quiz Quanto sei romano? Aia, difficile. In palio una carbonara da 10 euro per il nostro Carfi. Offerta da Federico Lana. No, offerta dalla redazione del Pertini Radio, direttamente nelle persone di Sara Bodini, Matteo Lovallo e Alice. Alice Zarre. Dieci domande per capire quanto sei romano, Davide. Partiamo subito con la prima. Se di qualcuno, questa è anche per, ovviamente, per chi ci ascolta da casa, da dove si trova, ma anche per Alice che tra poco andrà a Roma, per cui se vuoi anche te dilettarti, Alice, sei benvenuta, ovviamente. Se di qualcuno si dice che è annato in puzza, significa che A, dovrebbe lavarsi di più, B, si è offeso, C, è andato in bagno, oppure D, ha qualche problema di influenza. Come, B, si è offeso. Si è offeso, anche per Alice questa, anche... la B, si è offeso. Ok. La 2. Attenzione, poi vi dico se era giusto o sbagliata. Ok, poi ve lo dico alla fine. No, in realtà... No, poi ve lo dico alla fine, dai. Se qualcuno ti dice me sto a morire dei pizzichi, vuol dirti che è pieno di morsi di zanzare. B, si sta annoiando a morte. C, si sente poco bene. Oppure D, si è scottato prendendo il sole. Ripeto, me sto a morire dei pizzichi. Ma leggimi di nuovo le prime tre, scusami. A, è pieno di morsi di zanzare. B, si sta annoiando a morte. C, si sente poco bene. Oppure D, si è scottato prendendo il sole. Qua abbiamo una versione da casa. Qua, prova. D, si è scottato? Sì. Io direi che noia. Io direi invece che... No, io era quello delle zanzare. Poi vi dirò qual è quella giusta. Una persona è definita tre pigne e una tenaglia nel caso in cui sia A, abile nel far sputare il rospo alla gente. B, bravissima nei lavori manuali. C, poco fornita di attrezzature adeguate. Oppure D, terribilmente tirchia. Tre pigne e una tenaglia. Pigne. B. Cos'è che è per te? B? D. Terribilmente tirchia, anche per te. Poi vi dirò ovviamente la risposta. Mi piace un po' tenere sulle spine. Vabbè, questa qua è facilissima, l'ho usata anche io ultimamente, se posso dirti solamente questo. Me stai a batte i pezzi significa stai rubando le mie cose? A. B. Stai rompendo le scatole proprio a me? C, ci stai provando con me? Oppure D, mi vuoi fregare? Dai, mi stai a batte i pezzi, è facilissimo. Io la uso anche nella vita. Difficile, eh? Mi dico C. Ci stai provando con me? Sì, è molto la federana. Vi dirò poi. Cosa? Dimmi A e B. A è stai rubando le mie cose? No. Oppure B, stai rompendo le scatole proprio a me? Sì, B, io direi B. Mi stai a battere i pezzi, vuol dire questo secondo te? D è mi vuoi fregare? Ok. 5. Se ti dicono di spizzare una persona, devi A, buttarle un'occhiata. B, darle una sberla. C, portarla in pizzeria. Oppure evitarla in ogni modo, la D. Spizzare una persona devi buttarle sì. Un'occhiata? Sì. Io lo uso spesso. Ok. Poi vedremo qual è quella giusta. La domanda numero 6. La cecagna. Tutto attaccato, non c'è un non è body shaming, non è omofoba, come cosa né sessista. È quella cosa che A, oggi è totalmente fuori dalla musica, però devo andare così oggi, fratelli.
Ti causa pesantezza. È colpa mia. Ti causa pesantezza di stomaco. La cecagna ti causa pesantezza di stomaco. Oppure B, attira a te tutte le sfortune. C, ti provoca incontrollabili attacchi da sonno. Oppure D, ti acceca e ti impedisce di vedere bene. La cecagna. Che non è la versione romana della picagna, no? Anche io pensavo quella, te posso dire. Sincero. Cos'è, Davide? La cecagna. Com'è la D? Ti acceca? Sì. E ti impedisce di vedere bene? Però se non è sbagliato. Ok. Per Matthew è qualcosa di indefinito. Matthew, la B. Attira tu. Bello che ci sono tutte le opzioni diverse in questo caso, mi piace. Siamo alla settima su 10. Se un amico ti chiede di accannare, questa è una cosa importantissima, va saputo. Accannare la sa anche Davide, dice. La sa anche che Davide. A, sistemare l'attrezzatura da pesca. B, guidare più veloce. C, preparare una sigaretta. Oppure D, smetterla. D. Accannare. Davide dice smetterla. Questa è la facilina, possiamo dire. Questa spoiler era molto facile, infatti Sara la sapeva. Perché sei di Roma? Sì? Sara Bodini. E la 8. Quando qualcuno se la sta a squagliare, significa che A, sta corteggiando una ragazza. B, sta scappando. C, sta morendo di caldo. Oppure D, sta sciogliendo la cioccolata. B, sta scappando. Davide è molto sicuro in questo contesto. Si vede che ha avuto precedenti romani nella sua vita. Tu dici che è il caldo? Davide ha detto che sta scappando. Ed è molto sicuro. Molto sicuro della sua risposta. Però caldo si dice sta fa a golla. Quando stai morendo di caldo. Ti dico, io di colla mi ricordo qua. Sempre la canzone di Carbrave e Franco 126. Famo una colla appena boccia a Ponte Milvio. Per cui colla vuol dire colletta. Colla. No, io non dico mai una colla. Quando è che fa una colla appena boccia a Ponte Milvio? Ma non è segnata questa qua da Franco 126. Si dice che colliamo per fare qualcosa. Io lo dico. Senti, scollati un po'. Ma collare si c'è al nord, mi so. Io non l'ho mai usato. T'ho sgamato. La 9. Cioè, ti ho scoperto. A, ti ho fregato. B, ti ho chiamato. C, e ti ho battuto. D. Questa la usiamo anche qua in Milano. Ah. Ti ho scoperto. Ok. Sì. L'ultima, la decima domanda su 10 in questo quiz di quanto sei romano, anzi quanto sei easy romano da 1 a 10. Se qualcuno si prende una strippata, significa che A, se l'è fatta grossa, si è fatto una grossa risata, scusami. B, si è spaventato parecchio. D, si è fatto una striscia. C, si è fatto una striscia. O D, si è sentito male. Una strippata. Si è sentito male? La A cos'era, scusami? La A è si è fatto una grossa risata. La B, si è spaventato parecchio. La A. Scusami. Sì. Qua il pubblico dice B, però dice Davide dice A, per cui dico A. Ed era la B, spoiler, era la B, sì. Era la B. Davide, ne hai azzeccate 7 su 10, ma ti dico quali. E sei gagliardo. Forse non ci sei nato, ma sta città ti sta a piacere una cifra. Dai. Questo è il responso della cosa. Facciamo un minimo un... Ah no, non posso rivedere le cose. Non posso rivedere le domande. Vabbè, allora... Ah no, posso rivederle, sì. Se qualcuno ti dice che è annato in puzza, si è offeso. Questa segnata per i ragazzi a casa. Se qualcuno ti dice me sto a morire dei pizzichi, si sta annoiando a morte. Una persona a tre pigne e una tenaglia è terribilmente tirchia. Me stai a battere i pezzi, ci stai provando con me. Questo era, l'ho usato anche io poco tempo fa. Buttare un'occhiata vuol dire spizzare in romano. La cecagna non è quella che ti acceca, ma ti provoca incontrollabili attacchi di sonno. Accannare vuol dire smetterla. Se la sta a squagliare, sta scappando. Ti ho scoperto e ti ho sgamato. E poi quella lì di prima era appunto strippata e si è spaventato parecchio. Per cui 7 su 10, Davide, sei gagliardo, sei contento? Contentissimo. Da 1 a 10? È giusto, 7 è giusto. Penso sia molto giusto 7. Né troppo né poco. Ok, ci sta. Democratico. Parliamo un po' di Roma, ti va? Della city, della capitale. Vai.
Io un po' parlare della tua esperienza a Roma, ero curioso. Io non ho toccato, regà. Allora, se tu tieni il microfono come se fosse un gelato, okay. Come se fosse, sì, io non volevo dire gelato, però rimane solido da solo, rimane duro da solo, tranquillo, anche se non lo tieni in mano. Quindi ok, però invece fare cautela. Questa cosa qua, c'hai ragione anche tu. Dicevamo, non so, tu quante volte sei stato a Roma nella tua vita? Tantissime, vero? Quantificabili, non so. La prima volta del 2017, sì, e poi da lì sono stato 30 volte, no, 30 no, esagerato. Una 20-25 volte, anche di più. Ma da turista mai? Cioè, sempre con un fine, comunque, sei mai stato andato lì per visitare, sei sempre andato lì per non so, vedere qualcuno, fare qualcosa. Sì, le prime volte per visitare, diciamo. Ah, pensavo, non mi è stata questa risposta. Ok, e cosa ti piace? Senza obiettivi, mi dai una cosa in totale, cioè nel senso a livello proprio generale, che sia a livello di ambiente, di posto, di non so, di mangiare, qualsiasi cosa, anche della gente, delle persone. Una cosa che ti piace e una cosa che non sopporti di Roma. Ah, che mi piace molto lo stile di vita, che è tranquillo, nel senso, cioè c'è casino, c'è tantissimo casino, più di Milano forse, soprattutto nelle strade, però non c'è quella fretta di dover fare le cose assolutamente, e quell'area di snobismo, cioè ho notato umanità in tutte le persone, anche nei quartieri più condensati di persone, cioè proprio il romano si distingue perché è strafottente, verace, c'è un mix tra napoletano e... Cioè, è praticamente Sud Italia, il mood, di stile di vita. È una grande città, grandissima città, molto più grande di Milano, e non c'è lo snobismo che c'è a Milano. Il contro è che, appunto, essere così alla mano, strafottenti, diciamo, come va, e sti cazzi, come dicono loro, cioè rende tutto un po' più... meno funzionale rispetto a Milano, capito? Cioè tutto un po', diciamo, alle lunghe, per le lunghe. Quindi si vuole avere uno stile di vita un po' più trasportato dal tempo, ma comunque in una grande città è la città adatta, ovvio. Ci sta. Poi è chiaro, della gente di Roma, cioè quelli che incontro, soprattutto quelli che incontro in giro qua a Milano, comunque in giro per l'Italia, che sono di Roma, è sempre gente mega open, che ha voglia di fare cose, mega simpatica, con la quale si sta bene proprio. Quindi quello è un grande pro. Non si può dire assolutamente la stessa cosa in milanese. Non mi voglio dire in milanese autoctoni, però ci sono certi milanesi sono proprio... Porco due, non mi posso passare, fa malissimo la schiena. Beh, comunque avete capito. Sì, certo, no, sono proprio... Ma nemmeno milanesi, c'è anche a Tortona, ad Alessandria. Cioè, per prendere due posti a caso, cioè... ci sono certi nordici, soprattutto quelli un po' più raffinati... Mamma mia, pesanti. Ah, però è vero, devo dire che questa romanesità, che è croce delizia della città, l'ho colta anche io, perché comunque è una città che ha, diciamo, la sua cifra nell'essere molto calda, accogliente e molto umana in certi aspetti, cosa che a Milano non trovi effettivamente. Però dall'altra parte, una cosa che io ho notato subito da milanese imbruttito, quale ormai penso di essere, non corre. C'è una città che potrebbe fare il doppio, forse, ma non c'è questa voglia, forse non c'è anche la possibilità per quantità di persone, per mezzi a disposizione, anche per come è fatta, di correre. Cioè la gente se la prende più scialla. Allora, a tal proposito, ragazzi, dico una cosa. Io mi ricordo quando sono andato a Roma, sì? Ero con la mia classe, stavamo attraversando la strada e un camion si è fermato per farci passare, ok? Sì? La macchina dietro ha iniziato immediatamente a suonarli. E anche questo per dire che, per confermare la tesi, no, sul fatto che sono molto più scialli, anche nell'insultarla, che qua a Milano è tipo subito diventi feroce come pochi, esci dal finestrino ma urlando, proprio con una pacatezza, il camionista ha abbassato il finestrino, si è affacciato proprio con la manata fuori, fa: non mi rompere coglione, però proprio con tranquillità, capito? Efficace ma tranquillo. E poi lì si ferma lì, cioè non c'è neanche più la discussione. A Milano andava avanti per... No, lì basta, è chiaro il messaggio.
Vedi? No, è vero, è vero, questa cosa qua. A Milano c'è la gente che lavora in consulenza nelle banche a Roma, esiste, che ce l'hanno ogni mondo e lavorano 12 ore al giorno. Proprio, questo è proprio uno stile di vita più, ok, io devo lavorare 12 ore al giorno, però il quarto dell'accademico lo faccio. Cioè, io mi ricordo che quando andavo in università a Roma esisteva il quarto dell'accademico. Cioè, se una lezione iniziava alle 9, iniziava in realtà alle 9 e mezza, 9 e Beh, 4, quello anche a 9 e 20. Milano c'è però. Non so, a Pavia non c'è ad esempio. Pavia se alle 9 si comincia. Per noi è molto più sciato. Cioè, Roma era molto diversa la situazione. Non so, magari nei privati, non so. Magari lui nei corsi di inglese non era così, non Ma lo so. ti Però. chiedo, visto che noi siamo di Milano, per noi è inevitabile, però è un parallelo che si fa spesso in realtà un po' in tutta Italia. Milano-Roma, parallelo, cosa ne pensi? Cioè, come lo vedi? Come lo inquadri? Che senso, scusami, Cioè, nel senso, parallelo. nel senso, un parallelo, cioè, ha senso porselo e se ha senso per te, No, meglio non ha Milano o Roma? senso. Sono due città diverse. Allora, se vuoi fare qualcosa in un ambito un po' più artistico come il nostro, Milano. Perché tutti gli artisti romani, tutte le etichette, tutti sono a Milano. Se vuoi fare cinema, molto meglio Roma. Ok, e come Se vuoi vivi? fare giuri, ma nemmeno giurisprudenza. Scienze politiche è molto più sentita a Roma, Vabbè, molto più sentita rispetto a Milano, anche cioè. perché il centro politico è del Esatto. paese è Roma, ma come vivibilità invece? Cioè per viverci, tu avendo avuto esperienze in entrambi i posti? Io non ho avuto esperienza piena a Roma perché è stato poco, cioè in autonomia poco, però devo dire che è stato, secondo me, è più fattibile vivere a Roma rispetto che a Milano città, quindi Milano città ovviamente. Cioè, vivere a Muggio è diverso, sei Cioè, è più già in provincia fattibile di Roma che Milano. Milano, quindi, per te? Sì, è più fattibile a livello di costi, di prezzi, Ah. qualità della vita è migliore, secondo Ok. Io direi che me. per come. Forse Vai. se la Lombardia ha i servizi. Cioè, Sì, potremmo se dire. voglio arrivare a testa dell'ATM ci metto 10 minuti. Cioè, per fare qual è l'attack, penso Guarda, che ci non ho metta idea. anni solamente per riceverla. Allora, ti dico, ho un'idea su come concludere questa puntata e chiederei a Matthew di mettere ancora una sigla perché dopo aver capito quanto sei romano è il momento di capire quanto Davide Carfi è milanese. Bello, mi piace. Devi pareggiare o superare il 7 su 10 che ti ha fatto diventare gagliardo per i romani, per cui è un compito arduo, Davide, caro Davide, devi subito cominciare per far valere le tue origini di Marzabotto in provincia di Sesto. Sei pronto? Vai. Na na Pronto. na 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 na. Qualcuno ha detto no. No. Dove stanno appollaiati i corvi? A. Nei cimiteri. B. Sui mezzi pubblici. C. Al castello Sforzesco. Oppure D. Nelle sale da gioco. I corvi. Boh, sparo a caso, dico di. Nelle sale da gioco? Mi sa un po' una filastrocca, non so che cos'è. Ok, in questo caso vi do subito la risposta. In realtà no, era sui mezzi pubblici. Serie che Ah. corvi intende, non so, magari un corvo particolare. La 2. Se hai un amico che manda, sempre, è un amico che A. ti offre da bere, B. dà fuori di testa, C. ti tira i pacchi, oppure D. ti dà gli ordini. Che manda, ok, ti offre da bere, questa la sappiamo perché Alice è una che manda sempre e manderà anche oggi un aperitivo in tuo onore. Grazie, Bello, Alice. bello che dà gli ordini, perché in spagnolo comandare si dice mandare. Mandare? Qui è anche un A quanto è trabocchetto. Samezio? Era anche un trabocchetto questo. Interessante. Questo è. Ok, la 3. Grande. Ehi, dammi una smafia. Una smafia. Forse i nonni parlavano così. Cosa ti hanno chiesto? A, una sigaretta. B, un pezzo di qualcosa. C, una mano. D, una dritta. Una smafia. Una mano, secondo me. Secondo Carfi una mano, secondo voi una dritta? Carfi dice C e in realtà era una D, la B, scusa, un pezzo di qualcosa, era la B. Un pezzo di qualcosa. Qua vi ha fregato tutti quanti, devo dire. Se tuo nonno, o tuo nonno, o tuo nonno Davide ti racconta che da giovane ha rischiato d'andà a Badge, significa che stava per A, finire in convento. Ma aspetta, questo è romano o quello di No, Milano? d'andà a Badge. Milanese.
E come si legge in milanese? ho capito? Danda Baj, non lo so, vabbè. A, finire in convento. B, finire in carcere. C, morire. Oppure D, andare nell'esercito. D, l'esercito. Anche per Carfi è D. In realtà era morire. Danda Baj era morire. La pronuncia sembra più pugliese, tipo. Sarà che le mie origini, però non so come si possa dire in italiano, in milanese questa cosa. Quindi riassumiamo, fino adesso Davide ne ha azzeccata una su quattro. Per cui, allora, non per metterti pressione, ma se le azzecchi tutte finisci pari con la romanità, per cui può solamente peggiorare. Vai. Se ieri sera eri in Gaina, stavi A, in discoteca, B, arrapato, C, con la tipa, oppure D, sbronzo. Esatto, tutti insieme. Perché non potrebbe essere un... Scusami, in discoteca arrapato con la tipa, un sbronzo è una condizione che non esclude nessun'altra. Però in Gaina vuol dire qualcosa in particolare. Io dico B. Arrapato. Anch'io confermo. E anche io avrei detto arrapato. No, attenzione. No, attenzione. Colpo di scena. In Gaina vuol dire sbronzo. Colpo di scena, avrei detto, anche io avrei detto quello, posso dire, arrapato avrei detto, invece... Ma secondo me che poi c'è da dire anche che negli anni i termini cambiano, cioè Maranza prima non veniva, anni fa non veniva usato per... Uè, Maranza? Okay, Prima veniva usato per quelli un po' sgamati, la gente sgamata, adesso è usato per i marocchini e basta. Vedi che c'è anche un po' di storia linguistica in questo programma. La domanda numero 6, cosa fa un pinguino? A, dà le multe. B, serve ai tavoli. C, prega. Oppure D, fa la spia. Un pinguino fa le multe. Fa le multe, per, quindi per te è un pinguino un vigile. Per me è un cameriere. Sì. Per me è una suora, per cui prega. Alice, pinguino? Vabbè, senti, dai, ciao. Per Davide, no, dà le multe, ha ragione Davide. È un vigile. È un vigile. 7. Se chiedi uno sdruso, cosa vuoi? A, un piccolo prestito. B, un passaggio. C, un tiro di sigaretta. Oppure D, un sorso da bere. Lo sdruso. Sorso da bere? Un sorso da bere, secondo te? Per te è un pezzo. Un piccolo prestito? Non c'è un pezzo. Non c'è. Per te? La D? Quindi un sorso da bere, che è giusto. Lo struso, un sorso da bere. La 8, il gioco si fa intrigante. Cosa si fa al drago verde? A, si fuma erba. B, si beve acqua. C, si gioca d'azzardo. Oppure D, si mangia sushi. B, si beve acqua. Si beve acqua. Il drago verde sono le fontane. Ah, io ho detto gioco d'azzardo. Per te? Confermo quello che ha detto Carfi. È giusto, si beve acqua. Il drago verde sono le fontane. Bravi ragazzi, bravi. Sta prendendo il ritmo, Ha il ritmo da Carfi, per cui... Le ultime due, Davide. Uno con la Berta in tasca, che cos'ha? A, tante donne. B, la vittoria in pugno. C, tanti soldi. Oppure D, una pistola. B, pistola, Berta. La Berta. Da caso. Non è la beretta quella. Io direi la B. Non so, io direi forse tante donne. O forse la C. Forse tante donne, vediamo. No, la C, confermo. La C, tanti soldi. In realtà era una pistola. Bravo Carfi, vedete che il marzabotto viene fuori. Il marzabotto si fa sentire. Carfi, ne stai imbroccando figa tutte. Aberta. Nel figa finale... Aberta. Figa aperta. L'ultima... Ti fa brutto, ti rifare aperta. L'ultima, Davide. Chi potresti incontrare facilmente in una calusca? A, un personaggio TV. B, un calciatore. C, un turista. Oppure D, un delinquente. No, guarda, non ne ho idea. La calusca. Dico personaggio famoso. Via. E invece era un delinquente. Per cui la calusca vorrà dire, non so, il carcere, qualcosa. Può essere. 5 su 10, Davide. E la definizione che il nostro sito, che è initalia.virgilio.it, ci dà di te, che ricordiamo, ti aveva detto che eri un vero romano, un gagliardo, è che sei un martinit. Cioè? Martinit.
un milanese adottivo, qualche sbatti in più e sembrerai un vero milanese, uno di noi. Capito? Dove dire che ha senso, vero? Cioè, è giusto. Quindi paradossalmente sei più romano che milanese. Cioè, non mi sono mai sentito tanto milanese nella mia vita. Quindi, quindi più romano. Ho frequentato tanto Milano, cioè più che Milano proprio milanesi, però... Cioè, sono molto lontano da quello stile di vita. Perché se ci pensi, chiudiamo così la puntata, se ci pensi alla fine la città in cui nasci e cresci non la scegli tu. La città che viaggi e visiti la scegli tu, per cui se vai tanto a Roma, se ti trasferisci a Roma, se ti sposti per andare in un posto, è quella la scelta consapevole che fai. Poi tu puoi crescere ed essere legato al posto in cui nasci, cresci e impari a vivere, però effettivamente il posto in cui i tuoi ti fanno crescere non è il posto che hai scelto tu, per cui paradossalmente puoi sentirti più romano vivendo a Milano, perché ti sposti tanto a Roma e senti tanto tu la città, piuttosto che vivendo in un posto già definito. Vero, quello è verissimo. Poi vabbè, cioè, non vogliamo dire che ci si trova male a Milano, per carità. Però è vero, cioè, si nasce con delle caratteristiche, poi legittimamente io sono cresciuto in una classe dove di sestesi ce n'erano due di origini. Cioè, se, già dagli albori non sono mai stato milanese, insomma. Forse l'unica cosa che ho di milanese è la squadra, mi piace l'Inter. Non posso manco dire di tifare l'Inter, cioè, mi piace, ti piace l'Inter, ci sta. Perché mi piacevano i colori quando ero piccolo, non c'è nemmeno una storia di tramando. Però questo è un po' il futuro di tutti i posti. Cioè, si andrà oggettivamente a perdere un po' la territorialità. Cioè, ci sta. Infatti questo test è nella prova. Cioè, so più cose dei romani che dei milanesi, nonostante io sia cresciuto qui. Ci sta, ci sta, ci sta, ci sta. Io direi questo era il modo per chiudere, per cui ringrazio Davide Carfi. Grazie Federana e tutto lo staff del Pertini Radio che mi ha permesso di essere con voi anche da casa. Ringraziamo la regia nella figura in quest'oggi di Matthew, grande Matthew. Grande shop Matthew. Ringraziamo anche per l'apporto nel quiz, soprattutto Alice e Sara. E io sono Federico Rana, vi do appuntamento alla puntata numero 61 di Easy Friday in diretta ovviamente da Roma, dove ci trasferiremo tutti quanti, almeno io e Carfi, ci trasferiamo ufficialmente. Cioè, andiamo con te Alice, andiamo con te, facciamo toccata, facciamo Easy Friday e poi torniamo su. Easy Friday da piazza Venezia. Potrebbe essere una cosa figa, ci pensiamo, ci mobilitiamo e poi ne riparliamo. E nel frattempo, ciao a tutti, alla prossima. Ciao a tutti ragazzi, buon giovedì. Fate i bravi. Buon venerdì.